popolare! Faccio parte degli insegnanti indignati, cioè di coloro che negli ultimi due anni hanno avuto 250.000 licenziamenti, i lavoratori della scuola erano 1 milione, in Italia ora sono 750.000. C'è un disinvestimento forte sull'istruzione e diciamo è un cartello vecchio che abbiamo riciclato, però è un motivo ancora buono per indignarsi, molto forte. Se si disinveste sull'istruzione e la formazione pubblica, si disinveste sul futuro di un paese. Non è un'affermazione retorica: meno tempo scuola, meno insegnanti, meno classi significa meno libertà e meno partecipazione. Forse al di là delle ideologie, il pensiero economico, strettamente economico di Carlo Marx forse va ripreso seriamente in considerazione. Tu lo insegneresti Marx e come? A dei ragazzini delle medie? Ma non è necessario anticipare, come dire, ai ragazzini delle medie. Diciamo che ci sono gli ordini e i gradi di scuola adatti per affrontare questi tipi di problematiche. Non c'è bisogno di innestare con l'ideologia cose sbagliate. Diciamo che Marx ha avuto il grande pregio di fare un'analisi che è tuttora valida dal punto di vista economico, e forse le degenerazioni del liberismo e del capitalismo ci stanno consegnando in questi giorni, ecco, dal punto di vista delle analisi finali, la validità delle sue proposte. I paesi occidentali non possono mantenere il loro tenore di vita costruendo il loro benessere sullo sfruttamento di risorse e personali di persone di altre parti del mondo. Questa grande ipocrisia sta emergendo, emergerà in maniera sempre più forte. Quindi pensare alla decrescita e pensare anche da un certo punto di vista un'ottica di consumo solidale, io penso che possa essere una strada in questo senso. Napoli 17 anni, allora io lo so come è questo crisi che è fabbricato per i capitalisti, eccetera. Noi siamo arrabbiati, siamo qua per essere in contatto, capisci? Napoli è un po' cambiato con il nuovo sindaco? Allora lui non ha tempo per fare nulla, ma secondo me era per bene. La città era con lui, siamo con lui, speriamo che qualche cosa cambiano, ma erano dei problemi profondi e non cambio nulla in 2 o 3 giorni né 2 o 3 mesi. Noi abbiamo bisogno di qualche anni. La gente sono bravi qua, tutti quanti da loro, e sono
gente per bene, per libertà. Libertà fondamentali che noi a perdere piezzo a piezzo a piezzo. Capito? Le sì. Gente sono stanco. Siamo a qua, questo è il nostro risposto. Ci si può salvare dal cappio oppure... Certo che ci si può salvare dal cappio. Questo è il messaggio che vogliamo dare con la manifestazione di oggi. Bisogna analizzare la crisi, però poi cercare di capire come si può andare avanti, e la società civile in Italia lo sta dimostrando da diverso tempo. Quello che bisogna fare è cercare di visibilizzare tutte quelle pratiche di ordinaria resistenza che le persone già fanno e continuare a riprodurle sempre di più e poi trovarne delle altre. Sì. Non è un problema della comprensione del mondo. Dobbiamo pensare che il mondo è tanto grande prima quanto è grande adesso, quindi l'illusione era di poter comprendere completamente il mondo. Adesso quello che dobbiamo fare è cercare di avere sempre più strumenti critici per poter comprendere, per poter decostruire, per poter capire quello che sta intorno a noi e poi agire a livello locale e fare sì che il locale possa poi avere delle ripercussioni sul globale, lavorando in un'ottica di sistema, in un'ottica comune. Agendo a livello locale, si parte proprio da noi stessi, no? Praticamente? Si parte da noi stessi, certo, il locale alla microscala, la più piccola di tutte, siamo noi. Ma noi, ognuno di noi è inserito all'interno di una comunità, quindi sono delle pratiche che ognuno di noi deve fare capendo che è un anello di un sistema, ma poi portando avanti in un'ottica globale comunitaria. Le reti sociali continuano a esserci, è il welfare che è tagliato, ma non le reti sociali, questo lo dimostra. Tutte queste associazioni della società civile, tutto quello che hanno fatto in OTAV, queste dimostrano che le reti ci sono ancora, sono le reti fatte da persone, dalle relazioni. C'è tutta un'altra economia. Anche quelli della Lega allora? Sì, decisamente, noi veniamo da quelle parti e ne sappiamo qualcosa. Banda di affaristi. Perciò si è perso un po' quel fantomatico animo popolare attento alle esigenze delle persone. Sì, beh, io penso non lo siano mai stati, comunque se mai ci fosse stato si è sicuramente perso. Sì. Nelle amministrazioni locali che noi... quello che fanno a livello nazionale, insomma, che mi pare evidente, stanno sostenendo questo governo per puro interesse privato. Però visto che loro insistono molto sulla territorialità, che poi vuol dire anche terrore, e volevo chiedere, ci puoi portare degli esempi di speculazione che hanno fatto a livello di microterritorio? Beh, stanno devastando il territorio. Perché costruiscono per incassare i soldi degli oneri di urbanizzazione. Ormai le nostre campagne sono devastate fra capannoni, case dove non abita, non ci va più nessuno ad abitare, ci sono migliaia di appartamenti invenduti e intanto i comuni speculano perché incassano gli oneri di urbanizzazione e quindi si arricchiscono e se li spartiscono fra i loro amici. Funziona così, una delle cose. Poi ce n'è tantissima a livello... insomma, del trattamento degli extracomunitari, delle sciocchezze, insomma, che conosciamo tutti, insomma. E a livello della cultura, però, so che stanno finanziando dei lavori di ricerca sulla storia locale, a partire dai romani, così. Lei... No, ma guardi, sono talmente... Purtroppo, ecco, dovrebbero, se iniziassero a studiare un po' di storia, forse cadrebbero molti miti della Lega, perché stanno... continuano a rispolverare tradizioni vecchie, loro dicono antiche, mai esistite sul nostro territorio,
per organizzare manifestazioni fieristiche, per avere un po' di soldi dai comuni e mangiarseli come tutti gli altri tra di loro e i loro amici. Funziona così. Venezia è sempre stata, ad esempio, un esempio di città multietnica, multiculturale, una ricchezza di cultura, una città libera, che purtroppo adesso dobbiamo assistere anche allo scempio della Lega che viene a farsi le manifestazioni a Venezia, che pretenderebbe essere la sua capitale o comunque pretende che sia rappresentativa del suo modo di pensare, quando Venezia è all'opposto, è tutto il contrario di quello che loro pensano. È sempre stata una città appunto libera, aperta allo straniero e di sicuro lontana da quello che è il razzismo e la xenofobia della Lega. C'è stato da poco una manifestazione il 17 settembre, purtroppo ci hanno presi a botte perché Maroni ha detto che non si poteva fare una manifestazione il giorno prima perché il giorno dopo c'era la grande festa della Lega. Quindi hanno preso a botte i manifestanti e vogliono appropriarsi, e per quello che ho fatto questo riferimento, anche di Venezia, che è tutt'altro rispetto a loro. Più necessario introdurre i ticket? No, sono proprio negativi in tutti i sensi e non sono neanche che danno dei soldi all'azienda, perché tutta la burocrazia li mangia ancora prima di avere un qualche risultato, e poi esclude chi non se li può, rinuncia alle cure perché non si può pagare neanche il ticket. E quindi noi che abbiamo un sistema sanitario universalistico, questo viene smentito con queste cose. E si incentiva anche il privato, perché tra pagare un ticket sul Servizio Sanitario Nazionale oppure magari andarci dopo 24 ore nel privato pagando magari leggermente di più, si va nel privato. Quindi è una manovra assolutamente iniqua. Una regione come la Campania, cioè gravissimi problemi sociali, paga tra i ticket più alti d'Italia. Perché per una questione di ripianamento di bilancio, già prima degli ordini governativi, delle indicazioni diciamo, del governo centrale, avevano portato il ticket base a 38 euro. Adesso hanno introdotto i codici bianchi a 50 euro, capito? Cioè, in buona sostanza si penalizza l'utenza popolare, perché il messaggio qual è? Fai prima andare in una clinica o un privato, perché paghi più o meno lo stesso, però viene servito, no? Questa è l'idea. In più la gente viene maltrattata perché i servizi sono stati ridotti notevolmente, quindi un aumento dei costi, un aumento dei disagi, e comunque non abbiamo ancora i dati, chiaramente, però in prospettiva sicuramente la qualità della salute si abbasserà naturalmente in queste condizioni. Vediamo, io sono medico ospedaliero, vediamo sempre di più gente che per un ritardo delle cure giunge in ospedale in una fase critica, quindi molto più aggravata, con costi maggiori poi alla fine per la collettività. Questo è il dato, diciamo, che non calcolano i nostri governanti. Il sistema è una struttura che è un disegno, no? O no? No, sono troppo ottimista, il sistema è il sistema. Viviamo in un sistema economico, sì, che non ce ne sono altri. Possiamo aggiungere aggettivi: prego. Capitalistico, mercatistico, bancario, speculativo, distruttivo. Se non riusciamo a comprendere il mondo oggi, come facciamo a cambiare quel disegno? Questa è una prima risposta. Questa è una prima risposta. Quel disegno penso che o lo cambiamo noi tutti quanti insieme, se no non lo cambia nessuno. Sono passati parecchi anni da Genova, però non è successo nulla, anzi, si è peggiorato. Allora ci vuol dire che qualcosa non funziona neanche a livello di rete, o forse ce le hanno tagliate le reti? Bisogna avere pazienza, la pazienza rivoluzionaria. Perciò ribellione più che rivoluzione. Ma non lo so, forse bisogna cambiare le parole però. Ribellione, bisogna capire cosa intendiamo per ribellione, rivoluzione cos'è rivoluzione.
perché mi sa che in questo momento quelli che fanno i maggiori atti rivoluzionari, intesi in senso classico, ad esempio usando la violenza, non sono queste persone qua in piazza, ma sono quelli che per esempio costringono la gente a stare a casa, a dimezzare lo stipendio, a non avere più i servizi sociali. Questa non è violenza, è non violenza. C'è, diciamo, in tutte le costituzioni un diritto all'autodifesa, forse sì, però insomma l'autodifesa non è detto che per forza deve essere violenta, anzi, qui mi sembra che la dimostrazione di un popolo che dice, non chiede, dice, vuole delle cose, pretende. Il nostro problema è chi sono gli interlocutori, però non chiedermi chi sono perché non sono dati la risposta. Non possiamo aspettarci di avere degli interlocutori che interpretino questo movimento, potremmo aspettarci solo che si sentano costretti a, perché veramente costretti, come dire, a dare delle indicazioni che siano coerenti con questo movimento. Ma se noi pensiamo di dover delegare ancora, ho paura che passeranno altri 10 anni. Chi era Gianni Bosio? Gianni Bosio era un etnomusicologo e come vedi appassionato delle culture popolari. Aveva lavorato con De Martino. E vabbè, quindi c'è un circolo che... Voi fate i cori popolari? Canzoni popolari, sociali e politiche. Lei pensa che ancora si possa recuperare? Esiste, vedi, la memoria, la conoscenza critica e la presenza alternativa delle culture popolari che continuano ad esistere. Oggi esiste una cultura popolare, no? Domani esisterà ancora. Finché esiste il popolo esisterà una cultura popolare. Non ha nulla a che vedere con la manovra economica del governo e quindi noi faremo di tutto, soprattutto la FIOM, fino ad arrivare al referendum per stralciarlo proprio, veramente. Ma perché, che cosa cambia con l'articolo 8? L'articolo 8, così si dà un colpo di più in questo momento alle imprese, dopo aver usato ammortizzatori sociali perché i lavoratori restassero in fabbrica, fino ad arrivare magari alle imprese che decidono di licenziare i lavoratori. Però uno può sempre appoggiarsi alla FIOM quando deve contrattare con l'azienda. E qual è allora il punto debole? Certo che però se si fa quello che si è fatto alla Fiat da Pomigliano poi a Mirafiori, le imprese che si scelgono il sindacato all'interno delle fabbriche. Quindi capisci bene che in questo momento le imprese potrebbero scegliere il sindacato e fare poi accordi magari anche di riduzione del personale, quindi licenziamenti all'interno delle fabbriche. Ah, perché ogni impresa si può comunque scegliere il suo interlocutore se un lavoratore è iscritto in un sindacato? Con la pressione che c'è al giorno d'oggi e con la crisi capisci che uno non è neanche libero di iscriversi liberamente alla FIOM, ma magari è costretto da parte dell'impresa, pur di lavorare all'interno della fabbrica, magari di aderire ad altre organizzazioni sindacali. La Costituzione dà la libertà anche a un individuo di poter scioperare, con l'articolo 8 questo diritto non ci sarà più. Ma vedi, in questo paese, in questi anni, e con la crisi che abbiamo vissuto dal 2008 e siamo dentro ancora questa crisi adesso ancora più profonda, no? Le cose che si dovevano fare erano ben altre, quello di mettere mano invece ai diritti dei lavoratori, perché penso dagli accordi separati alla soppressione fa conto del contratto nazionale di lavoro, perché quando si decide che a livello aziendale si fanno i contratti aziendali rispetto al contratto nazionale di lavoro, che è stato sempre il caposaldo dei lavoratori, perché prendeva i lavoratori dalla Sicilia a Bolzano, nella piccola azienda e nella grande azienda, tutti avevano dei diritti fondamentali. In questo momento se si fanno accordi come Mirafiori e Pomigliano arrivano poi nel territorio a livello nazionale un po' dappertutto, perché già adesso le imprese chiedono che bisogna purtroppo a fronte magari di, invece di licenziare, di abbassare i diritti e tutela ai lavoratori, abbassare anche il salario, abbassare delle conquiste che hanno fatto i nostri genitori negli anni 60-70 con la legge 300 statuto dei lavoratori. Mi arrangio a vendere fischietti, calzini, la vita me la prendo come mi viene. Ma vivi qua oppure vivi? Vivo a Napoli, ho 2 bambini, sono disoccupato. Allora fai il pendolare fino qui? Oppure... Beh, qui è per tutto, Milano, dove ci sono le manifestazioni. Mi fanno è la gente, ci aiutiamo il popolino, ci aiutiamo fra di noi. Oh, solo questo dobbiamo cambiare così, perché se aspettiamo qualcosa... Da governo, cioè, noi moriamo, la vita bella la fanno i giocatori, tutti, cioè, questo squadra,
qua gli do 2 milioni, 20 milioni di euro, 10 milioni di euro, qua non possiamo mangiare, non ce la fanno più la gente. Cioè, se vogliono il colpo di Stato, ma non cambia niente. Ma adesso con il nuovo sindaco un po' la situazione è cambiata. Napoli, sì. Che diciamo che ha cambiato. Cioè, ha tolto tutti gli abusivi da mezzo, però danci un po' di lavoro, cioè togli gli abusivi, danci da lavorare. Guarda che faccio, sto dalle 5 di stamattina e c'è la strada per guadagnare la giornata. 30 euro guadagno. Quello che ho visto è che eravamo una marea e che c'erano... Quando siamo arrivati già il corteo era avantissimo e sicuramente, da quello che ci hanno detto, è partito molto prima delle due. E poi dovendo partire molto prima perché c'era tanta gente che arrivava, un sacco di organizzazioni si sono frammentate e spezzate praticamente. Sono partiti con altri che stavano ancora arrivando e che infatti durante la manifestazione magari vedevi correre con i cartelli in mano per raggiungere gli altri. Poi io non li conosco tutte le realtà, anche queste sono cose che mi ha raccontato. Noi abbiamo... Quello che abbiamo visto prima di essere bloccati lì, prima del Colosseo, erano macchine anche bruciate in via Cavour. Quindi c'erano già stati, quando siamo passati noi, degli scontri che poi ci hanno detto dopo gli altri, che avevano già bloccato e spezzato una parte del corteo creando un vuoto a Piazza Cavour. Quindi noi siamo partiti in tardissimo, ma già c'erano stati dei rallentamenti. E poi quando siamo arrivati al Colosseo si vedeva un fumo nerissimo davanti a noi e lì già il corteo andava avanti e indietro per delle cariche. Noi ci siamo fermati in quel punto. Il resto ce l'hanno raccontato. E il corteo degli studenti, prima dicevano alla radio, invece è stato uno dei pochi che ha aspettato che si radunassero tutti a Piazza della Repubblica e da lì loro hanno aspettato fino alle 5 per partire. Quindi quando noi eravamo già lì bloccati, loro erano ancora che dovevano partire. Quando sono partiti e sono arrivati al punto in cui eravamo noi bloccati, hanno deviato e hanno fatto un altro percorso alternativo bloccando il traffico. Infatti lì erano diretti a Piramide. Ed erano fondamentalmente studenti con l'apertura dei book block. Il fattore paura, è quello che, in cui andavano in cerca sicuramente loro praticamente. Loro giocavano solo su questo, secondo me, su creare scompiglio, gente che corre da tutte le parti. Ed è la cosa più, cioè, che loro cercano, secondo me. Cioè, almeno io penso che sia così, perché comunque non c'è altra spiegazione. Cercano sempre di metterti nei panni di uno che corre, e quindi uno che corre da un altro che arriva alla visione, cioè di qualcosa di apocalittico, di qualcosa che sta per succedere. Abbiamo visto fumo, tantissimo fumo nero che lasciava presagire sicuramente nulla, non lasciava presagire nulla di buono. È che non si sapeva niente, cioè anche noi non sapevamo quel fumo cos'era. C'è chi ha detto che era il Ministero della Difesa, sì, e non la caserma. Comunque quello che abbiamo capito alla fine, parlando e riunendo varie voci, è che il corteo è stato spezzato in più punti. Uno a metà, dove noi vedevamo il fumo, perché a quel punto, quando noi vedevamo il fumo davanti a noi, c'era tantissima gente che era alla testa del corteo, che era invece in piazza San Giovanni, arrivata molto tempo prima e che vedeva il fumo dietro. Ed è stato a quel punto che hanno cominciato a far uscire i camion delle Cobas e a entrare con le camionette per sparare idranti e far uscire gente che erano, a quanto dicono, c'era gente con la carrozzina, con i passeggini e lì hanno già creato un primo blocco, la testa davanti, c'era via Merulane dove poi dicono che abbiano incendiato la camionetta, che erano isolati da tutto il resto del corteo, che era la parte dietro dove eravamo anche noi metà, e poi c'è stato tutto il fondo dove anche c'erano degli scontri e l'abbiamo saputo alla fine, quindi noi non capivamo niente essendo in mezzo di come era la gestione, perché non c'era informazione da parte nostra, cioè di chi era dentro con i sound system, non dava informazione. In un modo o nell'altro non ci hanno fatto arrivare. Poi sicuramente c'erano un sacco di persone che vedevamo avanzare coi caschi e così, ma non, da quello che abbiamo capito la piazza è stata sgomberata
senza che questi avessero ancora fatto niente. Cioè è stata sgomberata in un momento in cui c'era gente. Non c'è stato un attacco, diciamo, da parte del complesso di San Giovanni? E noi non ci siamo arrivati a San Giovanni, però chi è stato lì hanno detto che quando hanno cominciato a usare gli idranti era senza un motivo. C'era dietro alle spalle sicuramente l'edificio incendiato, ma non era in piazza San Giovanni, era nella via precedente, quindi loro hanno voluto comunque sgomberare in quella maniera lì la piazza, perché l'hanno fatto, è quello che ci stiamo chiedendo, che cosa è successo lì, perché noi non abbiamo delle testimonianze frammentate anche noi, quindi non sappiamo. Quello che è certo è che ci hanno voluto spezzare il corteo per non farci radunare veramente tutti insieme, ed è anche certo che non siamo stati organizzati con servizi d'ordine, con cortei come si vedono, lineari, compatti, in cui avanza prima, che ne so, i sindacati, poi dopo quelle realtà, una di seguito all'altra, non c'è stata questa coordinazione. Dal Colosseo per arrivare in piazza San Giovanni, in quel pezzo di strada, si è visto chiaramente un sacco di poliziotti che hanno praticamente sono intervenuti per spezzare proprio il corteo, come per dire no, voi cazzo di piazza San Giovanni non ci arrivate, capito? Sembrava proprio questo, sembrava. E si sono piantati là e ogni tanto caricavano, perché noi siamo rimasti davanti al Colosseo e ogni tanto vedevamo c'è gente che partiva per andare e dopo un po' cominciavano a correre verso gli esiti, quindi evidentemente stavano caricando. E quindi da lì poi violenza, genera violenza, e posso immaginare che chi passava per andare in piazza San Giovanni arrivava con i coglioni girati, arrivava, immagino, almeno penso che sia andata così. Io penso che sia stata solo una tattica, poi naturalmente la cosa più assurda veramente che abbiamo visto, che mentre stavamo lì davanti al Colosseo ogni tanto ci passavano dei gruppi che erano chiaramente travestiti, ma alcuni ho notato che avevano dei caschi da poliziotto, la cosa più assurda, erano proprio dei poliziotti travestiti, sicuramente della Digos, sicuramente gente che comunque secondo me veniva pagata per fare tutto ciò, sono proprio convinto di questa cosa, anche perché l'ho visto in qualche documentario riguardo Genova, insomma. Secondo me è successa più o meno la stessa cosa, quindi infiltrati da parte delle forze dell'ordine che vengono pagati per creare disordine, per muovere l'opinione pubblica in maniera così. Mi sembra proprio che nessuna cosa va come dovrebbe andare. Sono rimasto deluso sinceramente, perché io aspettavo una cosa più, ancora più calda, più forte, perché io ho assistito a altre manifestazioni, sinceramente sono molto, ma molto deluso. Sì, siamo andati, abbiamo partecipato alle manifestazioni, però secondo me la cosa più importante per risolvere questi tanti problemi di tanta gente, di tante cose, secondo me, io sinceramente devo dire la verità, sono contento per essere venuto con voi a partecipare a questa manifestazione grandissima, tanta gente, tanta volontà di fare manifestazioni, però io sinceramente devo dire la mia, parlo seriamente, io sono molto, ma molto deluso. Non si vede mica, si può fare danni come si sono fatti oggi, troppi danni che non c'entrano niente quei danni là. Se deve fare una manifestazione pacifica ma giusta, come abbiamo fatto noi. Quei danni che si sono stati fatti non li accetto io. E le macchine bruciate, i negozi rotti, bruciate cose, il distributore pure. Non è una cosa bella, si deve manifestare, però non toccando i privati, che non c'entrano niente, perché sono come noi, che lavorano come noi. I negozianti privati che cosa c'entrano? I distributori che cosa c'entrano? Che cosa facciamo? Bruciamo le macchine, che cosa risolviamo? Non risolviamo niente. La nostra situazione di cassa integrata. Noi lavoravamo, la ditta è chiusa da 2 anni. Siamo in cassa integrazione da 2 anni e ancora aspettiamo soldi da luglio che ancora ci devono pagare e ancora non sappiamo quando arrivano. Hanno detto che ci pagheranno. Come mai non sono? Perché il liquidatore si è dimenticato un foglio a darlo alla regione, è ritardato e allora la burocrazia è quella.
ora hanno messo tutto a posto, però ancora aspettiamo l'Inps che ci paga. E viviamo dell'aria, senza soldi. Dai risparmi che avete messo? Ma ormai non abbiamo più, completamente. Chi c'ha l'affitto, chi c'ha il mutuo. Io vivo così, ormai i risparmi me li sono mangiati. Mia moglie lavora, sì, ma devo pagare il mutuo. Andiamo, poi ci arrivano le bollette, si deve mangiare, non dico vestirsi, ma mangiare a me. Quali sono secondo te gli strumenti di lotta? Protestare sempre, però sempre senza del respiro. Quelle le lotte sono. Non fare la manifestazione e dopo se ne parla fra un mese, fra due mesi, manifestiamo di nuovo. Si deve sempre lottare però, se dobbiamo risolvere le cose. Ma lottare bene però. Bloccare le cose, ma bloccare veramente tutto, tutto. Bloccare il sistema economico. Esatto, bloccarlo per così, ne vediamo se loro lo capiscono o no. Perché se continua così, ragazzi, ormai stiamo arrivando come la Grecia, no? La politica non ha potuto sapere niente, se ne frega, se tu manifesti. Se tu blocchi come blocchi veramente la situazione, ma bloccare... fermare i camion, fermare tutto, le ditte si devono bloccare tutto, allora sì che lì tocchi il sistema economico. Il sistema politico non funziona, ma non solo il governo Berlusconi, non funziona l'opposizione, non funziona, nessuno funziona, la politica non funziona, non ce n'è politica. In Italia non funziona niente come sistema politico.